Dopo tanta sofferenza, dopo aver visto e vissuto orrore e violenza, oggi a Oslo è una giornata di riconoscimenti ufficiali. Nadia Murad e Denis Mukwege ricevono il Nobel per la pace, campioni di dignità umana nella loro lotta per mettere in luce l'oppressione sulle donne, come li definisce la presidente del comitato, Berit Reiss-Andersen. Li unisce la lotta per la giustizia. Lei, giovane curda di religione yazida, rapita, brutalizzata, venduta, affittata a bande di tagliagole dell'ISIS. Lui, medico congolese, che presta la sua opera di chirurgo per curare le donne vittime di violenza. Sopravvissuta al sedicente Stato Islamico, ambasciatrice di dolore, coraggiosa paladina di giovani stuprate, Nadia si commuove al ricordo e lancia un monito. L'obiettivo di Daesh, dello Stato Islamico, afferma, di cancellare la mia religione sarà raggiunto se non saremo difesi, e dopo di noi sarà la volta di tutte le altre minoranze in Iraq e in Siria. Il silenzio è totale nella sala quando Nadia non risparmia accuse alla comunità internazionale. È rimasta a guardare mentre un'intera comunità affrontava il genocidio. Distrutte le nostre famiglie, le nostre usanze, la nostra gente, i nostri sogni, la nostra dignità. Dopo abbiamo ricevuto la solidarietà, ma l'eccidio non è ancora finito, la minaccia di distruzione esiste ancora. A soli 25 anni Nadia ci ha costretto a guardare in faccia la realtà di un'umanità feroce. A soli 25 anni ci ha mostrato ancora una volta il coraggio delle donne.